musica si sposa con la solidarietà, sicuramente le porte della nostra televisione si aprono, perché abbiamo un ospite, una cantante, un interprete, reduce da Sanremo. Non è solo il Festival della Canzone Italiana, ma c'è tutto un mondo intorno al festival, come ad esempio Casa Sanremo e tante altre cose. Poi nascono le collaborazioni, prima con Radio 105 e poi ultimamente anche con un collega cantante, peraltro è stato anche corista, di Andrea Bocelli. Non so se chiamarla con il suo nome d'arte, Moca. Io saluto Monica Docci, grazie per essere con noi. Ciao, ciao Francesco, buonasera. Un bacio a tutti, io benissimissimo sto. Bene, allora, da San Gimignano per trovarci. E abbiamo la possibilità anche di vedere qualche video, fra poco lo vedremo, ma soprattutto anche di vedere un album, Sfumature. Perché vi parliamo dell'album Sfumature? Perché è un album che è uscito, è in beneficenza, e questa è la cosa importante, con Massimo Gentili, che lui invece poi una collaborazione, stava cadendo il disco, mi scuso, con la regia, con Zanco, con Alessandro, aspetta, facciamo così, almeno la apriamo e lo facciamo vedere a casa, con le mie manone, qualcosa dovevo combinare. Ecco, infatti si vede benissimo, Sfumature, Massimo Gentili, ho sbagliato quando ho detto che è stato il corista di Andrea Bocelli. No, lui è qui perché è in giro, vero, per la tournée. Sì, lui è in giro, più che altro siamo divisi su, diciamo, un po' in questi giorni, perché in tournée lui sarà con il Rigoletto a Torino, in quanto lui, essendo un cantante lirico, noi abbiamo due vite parallele e diverse. Toscana, l'ultima cosa grandiosa che ha fatto è stato quello di essere corista a Bocelli a Pisa, diretto insieme a Bocelli, proprio da un robot. È stato a livello internazionale, una cosa molto strana. Naturalmente verremo tutte e due poi a trovarti. E abbiamo unito le nostre forze già al secondo progetto, siamo stati premiati a Sanremo, a Casa Sanremo, con un bacio, lo posso dire, sulle labbra, da Red Ronnie, che io amo, io ce l'aspettavo, perché con Musica per un Angelo, anche questo disco in beneficenza, abbiamo totalizzato tantissimi download sia in Italia che all'estero, e quindi ci hanno dato un premio di ringraziamento, è stato allora bellissimo. Poi torniamo un po' indietro, quando ancora si chiamava Monica, ma Monica, la porta, diciamo così, una canzone, una cosa leggera, una canzoncina leggera, la invia allo Zoo di 105. Che sì, anno era, che cosa è successo? Allora, ho inviato semplicemente una canzone scritta da Giulio Iozzi, molto simpatica, inviata a Marco Galli, a Radio 105, ma così, con un disco bianco comprato, e in realtà la mattina mentre vado al lavoro mi è andata questa canzone e lì è partito poi il successo. Ho fatto la sigla Radio 105, ho collaborato con Pippo Palmieri, che ora è naturalmente allo Zoo, con cui spesso allo Zoo, che è un nome di un programma, anche allo Zoo, tipo Pistoia, allo Zoo di 105 lavoravo con lui. Quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di avere alla Notte Gialla a Colle, proprio l'ho chiamato Luca Alba e Wender dello Zoo di 105, e da lì è partito poi un tour, diciamo, in tutta Italia, la fortuna di avere poi di essere chiamata per questo album Beneficenza è stato proprio di un babbo che ci ha chiesto di fare questo album, diciamo, conoscendoci proprio così, tramite un po' il lavoro che facevamo per questa bambina che non c'è più, che si chiama Cuia. Quindi, diciamo,